Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, oggi nuovi aggiornamenti dal mio impianto fotovoltaico. Ragazzi, approfitto per questo video, vi spiegherò e vi darò risposta a tantissime di quelle domande che mi avete insistentemente posto sui vari social. Numero 1, quanto hai speso per tutto l'impianto? Ragazzi, come ho già detto sulle varie live di TikTok, a chi mi insistentemente poneva questo interrogativo, ragazzi, purtroppo ad oggi non sono più riuscito a tenere traccia delle spese. Ho perso totalmente il conto, ragazzi. Non sono più riuscito a mantenere un listino, un qualcosa, perché oggi serve una cosa, valla ad acquistare. Domani manca un'altra, valla ad acquistare. Dopodomani prendi, valla ad acquistare. Oltre che, attenzione, ci sono anche le varie collaborazioni con lo sponsor. Perciò questo vuol dire che alcuni fanno dei buoni sconto, cioè ti danno i prodotti scontati, super scontati. Altri te li mandano in maniera gratuita, perciò alla fine, ragazzi, in questo momento io non ti so dire quanto io ho speso per l'impianto. Posso però dirti che se vai sul canale YouTube e vai su tutte le varie recensioni, prodotto per prodotto, per esempio delle batterie, dell'inverter, dei pannelli, troverai dei riferimenti con link dove trovi il prodotto prezzato e pronto all'acquisto sui vari social, o meglio, sulle varie piattaforme, che siano Amazon, che siano AliExpress, che siano Banggood, in base a dove proviene, da dove proviene quel dato prodotto. Poi, ragazzi, un'altra domanda, un altro interrogativo che mi avete posto è stato quello che: ma sei totalmente in regola, non rischi nulla se sei connesso in rete, ma non devi andare a fare nessuna comunicazione. Ragazzi, la comunicazione si fa solo per gli impianti connessi in rete, chiamati in grid, con potenza superiore, se non sbaglio, ai 600 watt. Con potenza inferiore ai 600 watt, in grid non serve neanche la comunicazione. Con gli off-grid, cioè totalmente disconnessi dalla rete, non serve nessuna richiesta, non serve nulla, servono solo i soldi da metterci per acquistarti il materiale e investire nel futuro. Cioè, ragazzi, un impianto fotovoltaico oggi è da vedere come una sorta di garanzia, una garanzia per la vita. Se da qui a 5 anni realmente finisce tutta l'energia nel mondo, ok, tu fin quando il tuo impianto funziona avrai energia elettrica. Se da qui a 4 anni aumentano il costo dell'energia a 100 euro a kilowattora, tu problemi non ne hai, perché tu te la autoproduci. Un buon impianto, buono di potenza, in una giornata può produrre anche 20, 30, 40, 50 kilowattora in base alla potenza dell'impianto stesso. Ragazzi, perciò che problemi abbiamo? E allora, un impianto off-grid è un impianto che non è assolutamente interfacciato in uscita. Ok, perciò io non vendo energia. Il mio inverter non manda fuori energia elettrica. Le certificazioni, richieste, domandine vanno fatti quando io voglio vendere e mandare fuori energia elettrica. Considerando che io non sono un pinco panco e che io non voglio vendere nulla, perché ragazzi, non la vendo per fare profitto, la svendo e faccio beneficenza a chi poi
la rivende al minimo 3 volte tanto. Cioè oggi chi ti propone un impianto col bonus 50, bonus 100, ragazzi, ti sta portando solo in un, non dico una trappola, ma in un meccanismo che ti porterà da lì a poco a diventare succube del sistema. Perché? Perché tu, è vero, hai un impianto fotovoltaico a casa tua, bene, è vero, di giorno produci, di giorno consumi, è vero. Se il tuo impianto non ha un gruppo di accumulo, di notte tu dovrai sborsare soldi per alimentare casa tua. E quei soldi te li fanno uscire con tutto il cuore, ragazzi, perché te la fanno pagare l'energia cara e salata. Se hai un gruppo d'accumulo, dipende anche dai contratti. Conosco gente che si è fatta montare l'impianto fotovoltaico più la batteria, ma non possono utilizzare la batteria, cioè da contratto. C'era una clausola dove c'era specificatamente scritto: tu questa batteria non la puoi utilizzare, l'energia accumulata durante il giorno nella batteria verrà emessa in rete durante la notte o durante il giorno e quell'energia verrà pagata al tuo gestore. O meglio, a chi ti ha fatto l'impianto, a chi si è occupato di tutto. Cioè, perciò avete visto, ragazzi, occhio ai trabocchetti. Non perché tu hai la batteria a casa tua montata con una sorta di bonus, sconto e fattura o quel che sia, ti puoi sentire un super protetto, super top. No, ragazzi, state attenti. Potrai essere indipendente solo quando tu uscirai i soldi di tasca, vai, ti compri il materiale, te lo fai montare o te lo monti, ma tu hai comprato tutto e non devi dire grazie a nessuno, anche perché usufruendo, ragazzi, dei bonus, lo Stato è comproprietario del tuo impianto e questa è una grandissima furbata. Perché? Perché avendo la comproprietà, loro ti obbligano di restare in rete con la scusa di ben pagarti l'energia. Ma chi ha esperienze, chi già vende, sa che pagano pochissimo. Pagano davvero poco, anzi in più conosco tanti altri che hanno lo stesso impianto anche senza batteria. Ragazzi, che le bollette gli arrivano care e salate. Nonostante tutto ci sia il fotovoltaico, ragazzi, ma questo perché? Perché durante il giorno l'impianto produce bene, ma internamente gli inverter sono programmati sia a dare energia al tuo impianto, ma nello stesso tempo far uscire e più energia possibile in rete, così facendo il gestore la può rivendere, rivendendola loro guadagnano, ragazzi. Perciò a fine mese voi vedrete che è vero, avete risparmiato un qualcosa, ma ragazzi, non è niente di che. Perciò quando io mi sono fatto mettere un impianto dal valore di 7, 8, 9 mila euro sul mio terrazzo e mi avevano detto che da quel momento in poi io potevo ricevere forse bollette da 10 euro, 15 euro e poi nel concreto mi arrivano bollette da 100, 200 euro ugualmente quando prima mi arrivavano da 2,60, 2,90, perciò risparmio è stato di quanto? 80, 90, 100 euro e ne è valsa la pena per me che ho l'impianto sopra casa mia, perciò che sfrutta un mio bene di proprietà, non vale. Il gioco non vale la candela, ragazzi. Tutta l'energia se la sono presa, te la pagano, ti fanno quello sconticino,
Forse ti mandano quel bonifichino di 20, 30, 40, 50 euro. E che te ne fai? Tu hai il tuo terrazzo occupato da un impianto che, se fosse libero da ogni vincolo, produrrebbe due volte tanto. Ma siccome è vincolato, produce molto meno. Perciò, occhio, se volete fare un impianto fotovoltaico, ragazzi, non andate sul bonus 50, sconto in fattura, o 110%, peggio ancora, perché un domani lo Stato ti può anche mandare, l'Agenzia delle Entrate ti può mandare una lettera dicendo: tu sei comproprietario insieme a me di un impianto fotovoltaico di tot kilowattora con inverter di questa marca che produce giornalmente tot kilowattora. Io, come comproprietario, ti dice l'Agenzia delle Entrate, lo Stato, voglio da parte tua un canone di affitto, perché appunto l'impianto è metà tuo e metà mio, nel caso in cui ci sia il 50%, bonus 50%, nel caso in cui ci sia un bonus 110%, cioè che tu hai pagato forse quei 1.000-2.000 euro per le pratiche e poi tutto il resto ti è arrivato gratis, lì ti può dire: io sono proprietario al 100%. Tu, se vuoi usufruire di tutto questo, da questo momento in poi mi devi pagare qualcosa o mi devi pagare tutto in unica soluzione. E lì poi arriveranno i dolori, perché ragazzi, a causa di questo bonus 110 i prezzi sono aumentati. Un impianto che potrebbe costare 4.000 euro, te lo fanno pagare 10.000 euro. Un impianto che potrebbe costare 20.000 euro, tipo il mio, te lo fanno pagare 50.000 euro. Ragazzi, con fogli alla mano, io ho visto preventivi di bonus 110. Ragazzi, io, cioè, ho perso il respiro leggendo quella lista di materiali e prezzi. Ho perso il respiro. Un pannello solare venduto a 400 euro, 380 euro. Quando lo sponsor qui del canale di Fox Tech Channel un pannello solare lo dà molto, molto, molto meno ed è migliore di quelli, perché parliamo di PERC ultima generazione, e quei preventivi erano preventivi vecchia generazione. Ma stiamo scherzando, ragazzi. Se siete interessati al fotovoltaico, all'energia alternativa, a risparmiare in bolletta, a diventare al più possibile indipendente, seguitemi, iscrivetevi al canale, abbonatemi così e ragazzi mi darete supporto, supporto. E poi ragazzi, se siete interessati ad acquistare, non fatevi fregare, ok? Contattatemi per consulenze, lo sponsor può fornirvi pallet interi. Ragazzi, l'ultimo fans ha preso un pallet qualche giorno fa. Prossima settimana gli arriverà comodamente a casa tua un pallet con 37 pannelli 400 watt monocristallino. Ragazzi, una bomba di pannello, ok? A 4 soldi. Cioè lui stesso, sapete cosa mi ha detto? Fox, io ti ringrazio tantissimo per questa opportunità che dai ai tuoi iscritti, e voglio però dirti una cosa: sto avendo problemi, stiamo avendo problemi a trovare le strutture di sostegno. Perché? Perché mi costano, dice, più del pannello, che grazie a te sto prendendo a un eccezionale prezzo. Perciò ragazzi, stanno cercando le strutture e vi costano più dei pannelli che il nostro sponsor può fornirvi a quel prezzo. Perciò, a chi aspettate? Se voi siete interessati, io sono qui a disposizione per consulenze. Vi seguirò in tutta la pratica, così da capire intanto cosa vi serve, cosa volete fare, che potenze, che pannelli, l'inverter, per step. Avrete a casa vostra tutto ciò che vi serve, pagato il giusto. Pagato, ragazzi, davvero, davvero il giusto. E niente, ragazzi, per questo video è tutto. Grazie per la visione. Iscriviti, seguimi. Ciao.